Bene, con la grazia del Signore anche stasera, questo primo giorno del mese di novembre, dicono che è il giorno di tutti i santi. Così dicono e così diciamo. Ma noi abbiamo capito che solo Dio è chi salva e chi ci aiuta. Solo Dio è chi ci dà potenza dall'alto del cielo e nessun altro, nessuno. Solo Gesù è venuto da oltre la tomba, è venuto e si è fatto conoscere, solo Gesù. Altre persone sono morte ed è finita, sono andate nel trapasso. Noi li raggiungeremo certamente, ma loro qui non verranno mai. Perciò non perdiamoci in chiacchiere adorando altre cose, altre immagini, altre ideologie, altri nomi. Noi dobbiamo solo dare gloria a Dio e Gesù, perché sta scritto nella sua parola. In Esodo 20, nei 10 comandamenti, ci dice: io sono il Signore, tuo Dio. Sono un Dio geloso e ce lo dice sempre in tutti i modi, perché non vuole che altri dei o altri idoli prendono il suo posto. E perché stiamo leggendo Genesi e stasera continueremo con la Genesi, perché finché ci metteremo in carreggiata con il mondo e con il popolo odierno, perché le altre persone, i preti e anche pastori e questo e quell'altro, leggono quello che loro li appassionano. Capite? Quello che appassionano a loro danno, perché pensano che quello che appassionano a loro appassioneranno agli altri. No, Dio ci ha dato la Bibbia, dalla Genesi fino all'Apocalisse, e perciò dobbiamo leggerla tutta, a motivo che il mondo che non ha una Bibbia, o di un modo o di un altro, da questo orecchio ci può entrare una parola che non l'ha mai sentita, e colpirla, di guarirla, di aiutarla e di sostenerla. Capite perché? E noi dobbiamo andare avanti con questa parola, come abbiamo cominciato ormai stamattina, e già siamo arrivati al secondo capitolo, l'abbiamo concluso. Primo e secondo capitolo. Adesso leggeremo il terzo e via seguito. Dobbiamo andare avanti così ogni giorno, o è la mattina, o è pomeriggio, la sera. Noi andremo avanti così finché andremo all'Apocalisse. E ve l'ho detto il motivo: non è per gli studiosi che dicono: ma io non posso leggere questo passo, a me mi disturba. Ma guardate che Gesù non è venuto per gli studiosi, non è venuto per i sani, non è venuto per i medici, non è venuto per qualcuno che si sente bene. Gesù è venuto per i malati, per i poveri in spirito che non hanno ancora conosciuto la salvezza di Dio, papà, che non hanno ancora conosciuto Dio, papà. E questo stasera, se non lo conosceranno stasera, lo conosceranno domani o dopodomani o
e altri momenti. Ciao, Chiara. Sì. Sì. Devi alzare gli oppressi Ecco. per dare la vista ai ciechi Amen. e un altro che non mi ricordo. Vabbè, già hai detto tutto. Per gli umili, per i ciechi, per gli oppressi. È venuto per chi sta male. Voglio salutare Chiara. Chiara, P, ti voglio bene, ti amo. Ciao Chiara, un bacio, guarda, ti voglio bene. Capite quello che vi spiego? Dovete dare amore a tutti, perché solo così potrete vincere, che cosa? La maledizione. L'amore sconvince anche l'odio. L'odio scappa quando noi mandiamo amore, non esiste più l'odio tra interlocutore e l'altro. Perché mentre noi stiamo parlando di amore con una sorella, un'altra sorella che è entrata da poco, che non è neanche entrata dentro la live, sta fuori per vedere che cosa diciamo noi e magari sta un giorno, due, tre ad ascoltare per vederci meglio se siamo gente onesta o gente che ci può contare. Sentendo tutto questo amore, il suo cuore viene germogliato. Avete capito? E l'abbiamo scritto e anche l'abbiamo letto ieri, questo dell'amore. L'amore sono due cose molto importanti che dice il primo: ama il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, con tutto te stesso. Il secondo: ama il prossimo più di te stesso. Perciò, anche che certe volte le parole non sono precise dei versetti, ma il significato è questo: ama Dio e ama il tuo prossimo più di te stesso. Quando noi amiamo questi due significati più di noi stessi, abbiamo concluso tutti le cose che Dio ci fa rappresentare nella sua parola. Quando noi diamo amore, amore riceviamo. E se lo volete capire, noi abbiamo lo Spirito Santo qui. Qui, tra le due sopracciglia, la radice del naso, abbiamo lo Spirito Santo che alcuni dicono il terzo occhio e ci hanno fatto spaventare. Proprio dicevano che andavamo verso qualcosa dell'occultismo. No, si sono sbagliati. Qui abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo l'angelo, abbiamo il capitano e abbiamo il terzo occhio. Sono sempre la stessa persona. Chiamatele come volete. Ma il pensiero che viene dalla mente deve passare da qui. Il pensiero che viene dalla mente collettiva deve passare da qui. Quando si congiunge questo pensiero, allora viene trasferito a Dio. E Dio, in una frazione di secondo sempre, trasferisce a noi. Se è di male, ci batosta. Se è di bene, ci benedice. Bene, adesso preghiamo per la parola in continuazione della Genesi, nel terzo capitolo, e vogliamo dare più rispetto a tutti i presenti. Vi benedico nell'amore del Signore e mentre pregherò vi chiedo di mettervi in ginocchio se potete, ma attenzione però, c'è un motivo basilare. Se siete vicini a vostro marito o a vostri figli, o la moglie è vicina al marito, o il marito è vicino alla moglie e non siete credenti tutti, non lo fate con il corpo. Se ci sono i vostri figli, vostro padre o vostra madre, non lo fate davanti a loro. Sapete perché? Se non sono credenti che comprendono che abbiamo un Dio così grande,
sarete bastonati, anche con uno sguardo brutto. Se c'hanno autorità, addirittura vi dicono: alzati, non fare più queste cose. Nel 2023 ancora credi a Dio? Dove? Capite? State attenti. Quando dovete fare questo, fate finta che ve ne andate in bagno e allora vi mettete in ginocchio e pregate. Adesso fatelo se volete, ma se lo fate siate convinti che stasera la vostra vita cambierà di meglio in bene. Padre, nel nome santo del tuo figliolo vogliamo venire a te, soprattutto papà, per portare noi stessi qui in ginocchio davanti a tuo figlio Gesù. E mentre ci inginocchiamo davanti al tuo figlio, prima un piede e poi un altro, finché le nostre ginocchia appoggiano per terra mentalmente, e mentre ci appoggiamo con la nostra mente visualizziamo Gesù davanti a noi e ci guardiamo i piedi, e mentre li guardiamo, e questo è per te papà. Gloria a te papà. Papà, papà Dio, oggi sono l'uomo più felice del mondo, perché ti amo e ho riconosciuto che tu meriti amore. E io ti voglio ringraziare per questi miei fratelli che stasera hanno tanto bisogno di te. E qui c'è Roberto, padre, sulla live. Strabenediccelo, padre. Sì, buon padre celeste. E soprattutto, padre, benedici tutti i tuoi figli dispersi nel mondo e ancora quelli che ancora sono affascinati da te attraverso tuo figlio Gesù. Sì, papà, questa sera, padre, non lasciare nessuno senza benedizione. E stasera c'è la sorella Margherita Carducci qui con noi. Benedicele. Benedice lei, benedice suo marito Michele, benedice i suoi figli, padre. E benedice il lavoro che lui porta avanti. Che possa ingrandirsi, Signore, che possa avere successo, potenza e grandezza. Grazie, Padre. E soprattutto benedici l'altra sorella Margherita, signor bene. E anche il suo compagno che è in Francia, che ha avuto un incidente, ma sta bene adesso, Signore, perché tu l'hai guarito. I dottori sono stati scioccati. Mentre la mattina mi scriveva, la sorella mi diceva che ha avuto un incidente grave, abbiamo pregato qui nella live anche, padre, e tu hai ascoltato la preghiera, e l'indomani mattina mi manda il messaggio con un documento scritto che è sceso dall'ospedale, dimesso, completamente, senza nessun rischio. Solo una piccola contusione, passeggera. Padre, tu sei grande e potente e io ti voglio ringraziare ancora anche per suo figlio Stefano, che sta migliorando, e anche per la madre di Margherita, signor bene, per tutta la famiglia, Signore. E ancora ti voglio pregare per tutti quelli che sono messi in preghiera, per la sorella Barbara Signorelli, Signore. Benedicela, Signore. Benedici ancora suo marito Alfio e tutta la famiglia, padre, i suoi figli,
suoi nipoti, padre, quanti ancora sono nella benedizione, padre, nella preghiera per Immacolata, per Dicchio, padre, per suo marito, per i suoi figli, e ancora per sua cognata, padre, e ancora per il fratello Fritz, Signore. Benedicelo, Signore, e ancora, padre, per sua moglie Valentina e per sua suocera, padre, che giorno 9 si dovrebbe operare, Signore. Giorno più, giorno meno, dovrebbe essere quel giorno. Ma, Signore, fai che prima che si operi lei si senta bene, che non abbia bisogno di operazione, padre. Mentre tu entri dentro di lei, padre, e guarisci la padre. Grazie, padre, che possa camminare bene, che tutto ciò che era malandato si cicatrizzi per volontà tua, padre. Ti ringrazio, padre, e ancora, padre, per Gattaluna, per Samantha, Signore, e ancora, quante ce ne sono, per Graziella, Sassoli, Cassoli. Signore, quante ce ne sono, Signore, che possono trovare pace tutti, Signore, e stasera sicurezza. Sì, Signore, e io ti amo, Padre, e se dovrei dimenticare qualcuno, Padre, stasera, Padre, alla fine della live, pregheremo per tutti, uno per uno. Sono tutti segnati, Padre, nel quadernino di preghiera, Padre. Mentre pregherò, non dimenticherò nessuno, Padre. Ma se avrò dimenticato qualcuno, Padre, alzo la mano, Padre. Pensaci tu, Padre. Ti metto davanti la tua presenza, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Ma soprattutto, Padre, benedici tutti quelli che dormono in coma. Sì, Signore, che possa la tua mano potente risvegliarli mentre stanno viaggiando nell'astrale, Padre. Fai che possa il suo spirito tornare dentro il loro corpo, aprire gli occhi, alzarsi e dare gloria a te, Padre, attraverso il tuo figliolo Gesù. Grazie, Padre, e ancora per tutti i divorziati, Padre. Fai che possano trovare pace, sicurezza, felicità, e ancora, buon Padre Celeste, per tutti gli ammalati del mondo, allettati nelle cliniche che ovunque hanno un bisogno. Signore, santificali, aiutali, sanali e correggili. Grazie, Padre. E per ultimo, tutte le famiglie del mondo, Padre, compresa la mia moglie, i miei figli, mio genero, mia nuora, i miei consuoceri, i miei cognati, fratelli, sorelle, sia in spirito che anche in carne. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo ogni cosa, e ancora per me, Padre, dammi più potenza dall'alto, che possa manifestare il tuo grande amore su ogni creatura, su ogni anima vivente, nei tuoi figli e nelle tue figlie. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, cara nella grazia. Dio sia benedetto, e benedetto resterà chiunque stasera ha toccato il vortice della gioia. Può anche testimoniare scrivendo se avete sentito qualcosa dentro di voi mentre prima eravate angosciati, mentre eravate in un modo atroce nell'ansia, se avete sentito qualcosa da parte di Dio. Non vi vergognate a scrivere
Io ho sentito i brividi. Io ho sentito questo. Io ho sentito il Signore che mi parlava. Io ho sentito che la mia vita è cambiata. Testimoniate, perché mentre esce dalla vostra bocca la testimonianza, voi guarirete davvero. Voi guarirete davvero, ve lo garantisco. Io, come vero Dio che mi ama, e come vero Dio che io amo voi, nello stesso modo che Dio ama me, io amo voi. E l'abbiamo detto poco fa, se amiamo, le tenebre scompariranno dal nostro ravvicinamento. Il sole è sempre dentro il nostro cuore, nella nostra anima, e saremo sempre felici per sempre. Il Signore è grande, dice Margherita. Margherita, cosa hai sentito tu? Perché so che tu, quando senti pregare, so che senti qualcosa, per questo te lo chiedo. E Dio sicuramente t'avrà sentito qualcosa, t'avrà fatto sentire qualcosa sicuramente. A Dio sia la gloria. Stiamo iniziando con la parola. Chi non ha una Bibbia può andare. Margherita dice: grazie Padre per quello che hai fatto per me. Avete visto che me lo sentivo, che lei ha sentito qualcosa? Cari nella grazia, se non siete vicino a Dio, se il vostro cuore non è ravvicinato a Gesù, che dite: Signore, perdonami, non potete avere una condivisione spirituale che vi tocchi il cuore. Perciò il mio consiglio è: stasera buttate tutto ai piedi di Gesù e diteci a Gesù: Gesù, io voglio cambiare la mia vita. Solo così potrete essere condizionati da Gesù nel momento che si parla di Lui. Guardate, oggi è entrata una sorella della Chiesa che aveva un'ansia così potente e non sapeva il motivo. Ebbene, lei è stata guarita quassù, prima di cenare. Prima di cenare è stata guarita, e qualcuno che è quassù lo sa. E domani vedrete il video, perché farò un video speciale in piccolo dove tiro il video dove inizia lei. Inutile che faccio una live di tutta la serata. Allora tiro quel pezzettino quando lei sale nella camera quassù, dove come c'è fratello Roberto, e inizia a parlare piangendo, sentendosi male e non sa da dove viene questo male. Capite? Questo è importante. La live del telefono di stamattina si è bloccato di nuovo, e lo posso buttare, dai. Sai, poco fa si era sbloccato, sempre cliccando, si era sbloccato, adesso si è bloccato di nuovo. Allora è inutile, ci perdo tempo, si è bloccato. Mannaggia, però. E va bene, vorrà dire che compreremo altri telefoni se non arrivano. Stiamo rimanendo senza telefoni. Fratelli, sorelle, se avete telefoni seconda mano che non li usate, che l'avete messo da parte, nel mio sito c'è l'indirizzo. Il sito si chiama www.gesulalucedelmondo.it, e in fondo c'è l'indirizzo. Ve lo dico adesso, se vi resta impronta, e poi sarà registrato nel video che domani andrà 24 ore su 24. L'indirizzo è Angelo Picone, Trazzera, Piazza Armerina, numero 13, 92027, Licata, provincia Agrigento. Se desiderate, pago anche la spedizione. Vi rimando via
PayPal o via di questo IBAN PostePay. Tranquilli. Mandatene tante, perché ho bisogno tanti telefoni per evangelizzare tutto il mondo, tutto l'universo. E qui stasera, se ancora mi sentite nella live Angelo Picone Commerciale, si è bloccato il telefono. Se mi sentite, passate nelle altre live, perché il telefono si è rovinato. Gloria a Dio, si è chiuso addirittura, vabbè. Provo a aprirla di nuovo, sperando che magari è buono quello che fa. Gloria a Dio. Bene, qui terzo capitolo della Genesi. Cosa ci vuole dire stasera con il terzo capitolo della Genesi? Lo sa solo Dio. Margherita, si era chiusa la live perché il telefono si è rovinato. Si è rovinato il telefono e oggi si è chiusa pure. Poco fa si è chiusa, si vede che non ci è da sperare da questo telefono, lo devo buttare. Ho bisogno di telefoni vecchi o nuovi, uguale. Se ce n'avete telefoni vecchi che sono autosufficienti con internet, mandateli. Gloria a Dio. Stiamo per leggere terzo capitolo della Genesi, perché si è aperta adesso la live. Si blocca, sì. Allora, Margherita, passa nelle altre live. Angelo Picone 5 oppure Angelo Picone la purezza. Basta che esci, non entrare Angelo Picone commerciale, perché si blocca. Entrate tutti in un altro profilo. Guardate questo, il nome di questo, appena uscite entrate negli altri, non entrate in questo. Lo teniamo aperto, se entra qualcuno glielo dico. E qui dice come testo il peccato di Adamo e la prima promessa. Ora il serpente era più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna, a Dio: veramente detto Dio, non mangiate di tutti questi alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare tutti, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Vedete? Il diavolo ci ha girato un pochettino per farla sfogare ad Eva. Ci ha detto: ma veramente Dio vi ha detto di non mangiare di tutti questi alberi cibo? No, dice, di tutti gli alberi possiamo mangiare di questo giardino, ma dell'albero del centro del giardino, l'albero del bene e del male, non ne dobbiamo toccare neanche uno, perché moriremo. E qui subentra chi? La astuzia di Satana, travestito da serpente. Come fanno i testimoni di Geova? I testimoni di Geova fanno così. Ma perché ce l'ho io con i testimoni di Geova? Io non l'ho capito. I testimoni di Geova fanno così. Tanto vanno
dietro il portone a battere finché trovano la persona debole. Sali, Margherita, ti saluto. Sali qui se vuoi. Se vuoi puoi salire, amore mio, nella webcam, però tu me lo devi dire. Me lo devi dire tu. Se vuoi salire, io ti invito. Beh, nel caso mandi l'invito, va bene? E allora questo serpente travestito da serpente è il demone, il demonio, Satana, che cerca di alludere Eva. Lo fanno questo i testimoni di Geova, che disturbano le persone magari in un momento che si trovano criticamente o sono bisticciate con il marito e non ce la fanno più e sono prese dall'astinenza delle difficoltà della vita, si trovano in un momento di disagio e loro li abboccano con i loro versetti. Sembra che hanno la Bibbia tutta a memoria, ma da quali? Quelli che ci interessano a loro, per abboccare tutte le gente che ci sono davanti a loro. Hanno dei versetti preparati, studiati, che la gente quando si trova nel bisogno abboccano. Abboccano in che senso? Perché la parola sé per sé è tutta buona, anche che la dice un testimone di Geova, è buona la parola, è la Bibbia. È solo che loro hanno tirato alcuni versetti della Bibbia e gli hanno sostituito alcune cose di loro. Magari in quel momento che abboccano queste persone, utilizzano solo quelle che utilizziamo, quelli che siamo vicini a Dio. Non è che loro non sono vicini a Dio, loro sono lontanissime, sono con un altro Dio, Geova, avete capito? Testimoni di Geova hanno un altro Dio, Geova. Geova è un uomo, è morto ormai. Ha lasciato questa fondazione di questa generazione. È morto. Geova non fa miracoli, Geova non guarisce. Loro sono come dei soldati ammaestrati che quando fanno entrare degli addepiti ci fanno il lavaggio del cervello. Guardate, quando uno entra nella congregazione dei testimoni di Geova non può uscire mai più. Per uscire è difficilissimo, perché ci fanno il lavaggio del cervello, non so che cosa ci fanno. Io in Germania me li portavo a mangiare e li facevo ubriacare, addirittura con Schnaps vicino, la bottiglia, whisky, per farli ubriacare se li potevo cambiare vicino al Signore. Non ci sono riuscito. È difficile cambiare la fede di questa gente che entrano dentro i testimoni di Geova. E questa gente che entra dentro il testimone di Geova, i suoi figli sono rovinati perché non hanno un buon rapporto con loro, perché li tengono segregati, sono privi di fare qualcosa, niente. Che c'è? La discoteca? Ma quella discoteca? Camminare una figlia in piazza da sola? Ma che? Se cade ammalata una figlia o un figlio e c'è bisogno del sangue, quale sangue? Può morire. Una figlia o un figlio può morire. Ah, dice adesso hanno sperimentato un liquido che è come il sangue. Ma avete ragione, potete ragionare quello che volete.
Ma se mio figlio sta per morire, avete fatto morire diversi bambini, diversa gente, e non lo dite? Testimone di Geova, quanti figli vi sono morti per mancanza di sangue che non gliel'avete dato? Dovete prendere una corda e fare come Giuda quando si impiccò. Toglietevi da questa congregazione, a che siete in tempo. Figli vostri cercano di buttarsi dal balcone, non possono farcela vivere vicino a voi. Si tagliano delle vene per morire, non ce la fanno più. Ma perché ce l'ho io con questi testimoni di Geova? Non lo so. Forse voglio salvarli da questa congregazione. Voglio salvarli forse. Sì, ci sono ancora due dirette oltre a questa. Marchino, puoi entrare nell'Afterlife. Ora, la parola di Dio ci dice, cerchiamo prima l'Eterno e tutte le altre cose ci saranno aggiunte. Se cerchiamo altre cose, noi non li troveremo. E qui stasera il Signore ci vuole far capire molto che cosa. Vediamo. Che cosa ci dice ancora dal quarto versetto? Allora il serpente disse alla donna, voi non morirete. Guardate dove ce l'ha girato. Ci ha detto, voi non morirete. Dio non vi ha parlato giusto. Sapete perché non vi ha parlato giusto? Perché voi nel momento che vi mangiate questi frutti del centro del paradiso, nell'albero del bene e del male, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Vedete dove le ha preso? Sì, i loro occhi si aprirono come mangiarono il frutto, ma si accorsero che avevano il pisellino fuori e il fiorino fuori. Il fiorellino di fuori e si sono vergognati. Prima stavano con il fiorellino fuori, con le tette fuori e con il pisellino fuori e non si vergognavano perché erano nella santificazione del giardino dell'Eden e camminavano accanto a Dio. Dopo questo non videro più Dio. Perché Dio li chiamava e diceva Adamo, Eva, e lui era vicino a loro, non lo vedevano più, non potevano più vederlo, perché avevano peccato. Avete capito? Avevano peccato. I loro occhi si sono aperti, ma loro sono morti spiritualmente. Satana non è che ci ha detto una mala cosa, ci ha detto la verità, i vostri occhi si apriranno, ma voi morirete nello Spirito Santo. Sono morti, come infatti noi non vediamo nessuno a Dio. Nessuno vede Dio, nessuno, 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 perché siamo peccatori. Noi lo possiamo vedere immaginando, con la nostra immaginazione. Il nostro spirito va in condivisione con Dio. Dio può parlarci attraverso il suo spirito, ma noi non vediamo Dio più. Ora, cos'è cambiato in Adamo ed Eva? Sono morti perché Eva è stata allusa dal serpente e Dio gli disse, Eva, Adamo, dove siete? E non gli rispondevano. Dopo che Dio gridò, gli disse, siamo qui, Signore. Dove qui? Qui, ed erano nascosti sotto un albero. E si coprirono la loro nudità con delle foglie di fico.
che brutta scena, io li vedo con le foglie di fico mentre si coprono. Il fiorellino e il pisellino. Che vergogna. Ma come? Dio l'ha fatto padrone di tutto questo paradiso che ci hanno rovinato a tutti noi, i suoi figli, che siamo nella perdizione eterna se non accettiamo Gesù? Perché? Per mangiarsi un morso di un frutto. E quanti frutti avevano là? E così è l'uomo qui. Quante persone vi hanno mandato a dirvi che Dio esiste, che Dio è qui, che Dio è dentro il vostro cuore, che lo Spirito Santo è qui, che guarda tutto quello che fate, alla radice del naso, tra le due sopracciglia c'è il capitano, c'è lo Spirito Santo, c'è il terzocchio. C'è il vostro angelo. Le donne hanno un'angela, gli uomini hanno un angelo. E non ci credete. E non lo cercate. Ma cosa deve fare Dio per voi? Cos'è che deve fare? Deve fare di nuovo escogitare qualche altra cosa? Ma già ha escogitato che ha mandato suo figlio, che è sempre lui, che è venuto, è nato una donna, è diventato grande e ha salvato una parte dell'umanità. E tramite quello che ha fatto ci sono io qua, con me altri fratelli e sorelle che evangelizzano. Se non fosse per Gesù che fosse venuto, non ci sarei neanche io qua, perché già sarei morto nel 1994, perché mi stavo uccidendo. Avete capito? E ora, ancora, qui nel versetto 5 dice: ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio. Vedete, non è che ho detto una bugia, ho anticipato, ma non ho detto una bugia. No, non ho detto una bugia, questa è la verità. Sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Satana li ha stregati. Ah, Eva disse questo forse, me lo immagino. Sai Eva, Dio non ti ha parlato di verità. Se tu mangi il frutto di questo albero, i vostri occhi si apriranno, sarete come Dio. Come voleva lui. Satana voleva diventare come Dio, ma non ci riuscì. Dio lo scacciò, perché Satana è Lucifero, il più bello angelo che esisteva nel paradiso. È stato scacciato da Dio negli inferi, perché voleva comandare lui. Voleva togliergli il posto a Dio. Dopo che lo ha creato, ci voleva fare le scarpe. Guai se qualcuno vorrebbe fare le scarpe a me. Perdeteci il pensiero, perché sarete distrutti. È normale, se noi vediamo che qualcuno ci vuole fare le scarpe a noi, e che siamo? Non lo vediamo che ci sta raggirando. Una volta c'era un pastore che l'ho avvicinato
e mentre saliva nelle live per predicare stava portandosi tutti i miei contatti per conto suo. Vedete cosa faceva? Quando mi sono accorto ce l'ho detto in faccia: guarda che tu le scarpe a me non me le fai. E l'ho bloccato. Ti ricordi, Margherita, quel pastore Vincenzo? Vede, Margherita si ricorda. Guardate che io non dico fesserie, io non dico fesserie. E con tutto ciò l'ho bloccato. Poi è venuta la pena e c'è stato un momento nella mia vita felice, ho sbloccato tutti. È venuto di nuovo e voleva salire nella live di nuovo. No, puoi stare qua sotto nel rullo quando vuoi, ma nella live a predicare, predica a casa tua. Qui non predica più. Ce l'ho detto in faccia, non ho vergogna, io le cose le dico in faccia. Posso parlare in faccia quando voglio e nessuno mi criticherà perché dico la verità. Non è ancora nato quello che mi deve fare le scarpe a me, no, perché il Signore mi avvisa. Margherita Giassisi si ricorda. Ma lasciamo perdere questo. Il diavolo ha soggiogato Eva, ma Eva che aveva bisogno di mangiarsi quel morso di mela? Se era la mela, ancora non si sa se è la mela, è un frutto. È la disubbidienza che loro hanno steso la mano, hanno preso il frutto, hanno fatto così. E poi ne dette al suo uomo Adamo. Ma è bello come finì poi che Dio chiamava Adamo e Adamo gli disse: la donna che tu mi hai donato mi ha dato quel frutto. Sì, ma lei te l'ha donato e tu potevi rifiutarla. No, mi ha detto: mangialo che ti apriranno gli occhi e diventerai come Dio. Me l'ha detto il serpente. E Adamo, guardate, lo Spirito Santo è qui dentro adesso. Guardate, il telefono che non funzionava e c'è lo Spirito Santo là dentro. Margherita, lo vede la luce? Margherita! C'è anche Roberto, guarda, Roberto è entrato là. La vede la luce? Lo Spirito Santo è lì, proprio nel telefono, che non è funzionante tanto bene. Sì, sì, la luce, la vedono. Guardate, stasera è vero che Dio si manifesta nelle cose che non servono. Padre, sana questo telefono, Padre, perché c'è il tuo spirito qua dentro stasera, sanalo. Ti ringrazio, Padre. Gloria a te, papà. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Re. Grazie, gloria a Dio. Guardate che non sono io che faccio la luce dentro il display e neanche TikTok. L'abbiamo confrontato una sera, io ero fuori qui dietro questo muro, nel giardino, di notte, è tutto buio. Io ho solo una lampadina, ero sotto l'albero dell'olivo, non so se Margherita c'era a quei tempi. E beh, qualcuno mi diceva: e sei tu che accende la luce? Ah sì, sono io, dico. Adesso prova, perché io non sapevo se era la verità o no. C'era la lampadina. Tac, e ho chiuso la lampadina. Tutti
i telefonini altri che erano accesi, non si vedeva niente, e dove c'era lo Spirito Santo si vedeva tutto. A riflesso, come adesso. Padre, grazie, grazie Padre Celeste, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. E qui, ora che abbiamo cestinato il discorso di Eva, Eva che dissero per scolparsi. Adamo, quando chiamò Dio Adamo, gli disse: la donna che tu mi hai dato, mi ha dato da mangiare e tu l'hai mangiato. Sì, quella donna mi ha detto che non morivo e si aprivano i miei occhi e diventavo come te. Avete capito? Anche Adamo gli è piaciuto questo discorso di diventare come Dio. E a chi non piacerebbe una cosa simile? Ma non pensatelo neanche di diventare come Dio. È impossibile. Vedete qua, nelle live, una sera è entrato un ragazzo, era gestore, e ha buttato tutti i gestori fuori, però non ha potuto cancellare le live perché non c'aveva il potere. Non aveva il potere di distruggermi le live, no, no! Perché TikTok non dà questo potere ai gestori. E così, quando Dio creò l'angelo, lo fece inferiore a lui. Avete capito? All'uomo lo ha fatto inferiore a lui. E chi farebbe qualcosa tale e uguale a lui? Nessuno. Io non lo farei neanche con mia moglie, perché vedo i comportamenti di lei. Ora voi non so se lo fareste. Cari nella grazia, volete vivere nella pace, state sempre sui vostri piedi, sulla vostra testa. Nessuno deve essere superiore a voi, né i vostri figli, né vostra moglie, oppure se fosse la moglie, neanche vostro marito. Uno meno. Chi non apprezza ciò che dico io, è inutile che scrivete cosa stai dicendo, perché vi blocco. Quello che dico è sacro. Quello che dico è sacro. Nessuno. I primi giorni vi alludano e alla prima discussione vi buttano nel fango. Avete capito? Non scrivete tanto nelle mie live. Per scrivere dovete scrivere solo gloria a Dio per quello che Lui fa. Tutte le altre cose che scrivete sono che vi metteranno in difficoltà con la live e con me. E allora, ricapitolando tutto, Dio è unico
e nessuno ci può fare le scarpe. Adamo, sotto sotto, gli piaceva. Quando si è mangiato, ha fatto il boccone, gli è piaciuto cosa gli ha detto Eva, con il sorriso tra le labbra. Ci ha detto: mangialo, amore mio, così ci aprirà gli occhi, me l'ha detto il serpente, e diventeremo come Dio. Guardate che questa è la realtà. È la realtà. È scritto nella parola di Dio. Non sono io che ve lo dico. Non credete a me. Andate a vedere la Bibbia, capitolo 3 di Genesi, qui, dal 5 in poi. Non credete a me, dovete leggere la Bibbia. I vostri pastori non vi dicevano tutte queste cose. Loro avevano 20 minuti circa di predicazione. Grazie. Avevano 20 minuti circa, mezz'ora, tre quarti d'ora di predicazione. E in questi 20 minuti, 30 minuti dovevano tirare tutta la predicazione. Non potevano dire tutte queste cose. Allora dovevano dire il succo di una concentrazione che toccava il cuore alle persone. Non possono andare a vedere tutte queste cose, mai ci possono riuscire in 20 minuti, 30 minuti a dire tutte queste cose. Oggi ho promesso a Dio che marcerò così, andando dalla Genesi fino all'Apocalisse. Perché faccio questo? Faccio questo perché tutta la Bibbia viene letta secondo come è prescritta. Avete capito? Quando trovate qualcosa che non l'avete mai sentita, non dovete scrivere: ma che stai dicendo, fratello? Prima prendete la Bibbia, la leggete e poi va tuppata a bocca. Ve l'ho detto in dialetto. Vi tappate la vostra bocca con le mani o ci mettete il pane e mangiate e state zitti. Perché io ho promesso a Dio che non dirò neanche una parola più di ciò che è scritto nella Bibbia. Perché Satana, lui aspetta questo, che dico qualcosa che non è nella Bibbia, per uccidermi, per trucidarmi. Avete capito? Non dico neanche una frase che non è nella Bibbia, per non essere distrutto da Satana. Vedete quando è intelligente Satana? Appena vede qualcuno che cerca di girarlo un poco, lui lo prende. Mirko Ferrari 122. Sì, l'ho presa. L'ho presa, Mirko. Grazie che mi hai avvisato, però dato che l'ho presa, ti ringrazio. Ecco, gloria a Dio, gloria al Signore. Signore grande ed è potente, perché possa il Signore benedirci stasera ancora con la lettura continua della sua parola in Cristo Gesù. E qui siamo adesso nel sesto versetto, dove
prima di leggere il sesto versetto in Genesi, capitolo 3, sesto versetto, c'è un piccolo testo che rappresenta quelle parole che leggeremo. Dice: caduta dell'uomo. Per colpa del serpente è caduta Eva con Adamo. E sei caduto tu, fratello. Sei caduta tu, sorella. Sei caduto tu, ateo, bestemmiatore. Anche tu, anche tu, anche tu, anche io. Siamo caduti nel fango, nella merda. E non ho vergogna. Siamo tutti peccatori per mezzo che Eva si è lasciata abbindolare. Le donne. A volte vi amo tanto, tanto, ma vi fate abbindolare. Vi fate abbindolare come Eva si è fatta abbindolare dal serpente. Per colpa di lei piangiamo tutti. Vedete quando i bambini muoiono? Per colpa di Eva? Diteglielo. Eva, ci hai rovinato. Diteglielo. E gridatelo forte, perché così sfogherete la vostra ira, la vostra perdizione. Diteglielo. Noi non abbiamo colpa, sei stata tu. Diteglielo. Diteglielo, vedete lo Spirito Santo come sta lampeggiando in Angelo Picone. Margherita, se lo vedi, scrivilo. Roberto, se sei lì, scrivilo. In Angelo Picone, commerciale. Vedete, guardate lo Spirito di Dio. Non è TikTok che fa questo. Guardate, guardate, guardate. Signore, grazie Signore. Ma io ti ho promesso lealtà, Padre. Non per... che so che dire, Padre. Ma non riesco neanche a capire. Magari c'è gloria al Signore. Non riesco neanche a capire. Padre, è dal primo momento che io ti ho promesso lealtà. Quando tu mi hai salvato mentre mi stavo uccidendo e mi hai dato nuova vita. Se io non sarei leale con te, Padre, come potrei vivere più? Come potrei vivere più, Padre, per tutto quello che tu hai fatto per me? Non potrei, non potrei, Padre. E ti voglio pregare per tutti quelli che sono nella live. E qui, caduta dell'uomo, e la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per prendere uno intelligente, ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue. Si aprirono gli occhi di Adamo ed Eva, ambedue si aprirono gli occhi. Mamma mia, si aprirono. Si guardarono sotto. Che cos'è questo? Il fiorellino. Il pisellino. E le tette. Eva si mise una mano nelle tette e una mano nel fiorellino. Adamo, tutte e due mani, per coprirlo meglio. Che vergogna.
Che vergogna. Ma state provando vergogna anche voi? Li state vedendo queste cose? State vedendo queste cose? Ve le ho proiettate così vivacemente che l'avete visto. Com'era? Sì, signore, sì, sì, signore, era buono. Vergogna, vergogna. Per colpa di Eva, io ho sofferto tutta la mia vita nella disperazione. E so io quando pianto. Ciao, Pietro Battaglia Rosaraia. Dio ti benedica. Quando ho sofferto nella mia vita per colpa di Eva e Adamo. Si aprirono gli occhi ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e se le fecero delle cinture per coprirsi il fiorellino e il pisellino. Il pisellino e il fiorellino. Si sono tappati con le foglie di fico cucite. Dall'ottesimo versetto un testo dice giudizio dell'uomo. Questo giudizio dell'uomo ci fa capire qualcosa. Vediamo che cosa. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Adamo. Dio lo sapeva dove era, perché si accorse di tutto quello che fecero, ma voleva vedere se questa generazione lì faceva come discolpa e chiedeva perdono. No, non hanno chiesto neanche perdono. Il bello che loro non hanno chiesto perdono. La Bibbia non parla di perdono, perché sennò altrimenti quando è vero Dio, Dio non agiva così. Ve lo dico io, perché conosco Dio adesso. Io conosco Dio. Io conosco Dio. Guardatemi come volete, non mi interessa più. Non ho più nessuna spavento di più di nessuno. Io conosco Dio. Se lui vedeva che questa Adamo ed Eva gli chiedevano perdono, Dio agiva diversamente. Hanno fatto a scarica barile. Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E non rispondeva. Uomo, dove sei? E non rispondeva. Adamo, dove sei? Quando Dio alzava la voce di più e si avvicinava, perché lo sapevano dove era. Dio sapeva tutto. Adamo rispose, disse: siamo qui. Dove qui? Qui sotto l'albero, nascosti.
E perché vi siete nascosti? Guardate, e perché vi siete nascosti? E sapessi cosa avete fatto? Avete mangiato dell'albero che vi ho proibito? Rispose Adamo: la donna che mi hai messo a fianco, lei, la colpa è sua. Questo è uno scarico barile al paese che non è mio. Al paese che non è mio è scarico barile. Scarico barile, dare la colpa agli altri. C'era uno che diceva: vorreste diventare prete? Che mi vogliono fare prete? Io li sto buttando tutti a mare, i preti, i pastori, anche quelli che dicono che sono profeti. E lui mi ha scritto: vorresti diventare prete? Ma come si permettono? Io non faccio nessuna religione più. Io invece faccio una relazione con Dio e con Gesù. Dio è il mio innamorato, Gesù è il mio innamorato, il mio amore. Ascoltami, di là ti ho bloccato, che devo fare? Ti devo bloccare anche di qua? Grazie. Ti devo bloccare pure di qua? Dimmelo. No, e allora non scrivere più. Stai ad ascoltare, eh? Se no, alla minima cosa sei bloccato. Te lo dico chiaro. Non mi è piaciuto di là quello che mi hai scritto e ti ho bloccato. Appena scrivi mezza parola, un H, non mi interessa quello che scrivi, sei bloccato, chiaro e tondo, perché già mi hai disturbato due volte, alla terza ti blocco. Nessuno mi deve far arrabbiare. Guarda, è entrato un altro con un altro segno, ecco, perfetto, uno in meno. Noi dobbiamo santificarci a Dio e a Gesù. Non dobbiamo dare la colpa agli altri. Noi siamo grandi e vaccinati. Se noi sbagliamo, non dobbiamo dire la colpa di lei. Quando noi facciamo così, noi non verremo liberati. Se Adamo diceva: Dio mio, quando sono stato stupido. Guardate, queste parole doveva dire, più o meno, non ha importanza, ma questo tono doveva usare. Dio mio, io sono un ignorante, mi sono lasciato abbindolare di mia moglie, che tu mi hai donato la donna. A quell'epoca non c'era la moglie, la donna che mi hai messo accanto, Eva, che hai tirato dalla mia carne stessa. Mi sono lasciato abbindolare da lei, però la colpa è mia. E io ti chiedo perdono, mio Signore. Buonasera, Barbara, Dio ti benedica. Io ti chiedo perdono, mio Dio.
Questo doveva dire a Dio, non dire: Dio mio, la donna, lei mi ha fatto mangiare il frutto proibito, la mela. Lui si è scaricato. Dio si rivolge ad Eva e gli dice: cosa hai fatto, Eva? Perché ci hai dato da mangiare il frutto proibito che io ti ho detto che non dovete mangiare, se non morirete? Oh mio Signore, io non ho colpa, guardate, io non ho colpa, è stato il serpente che mi ha detto: mangialo, così si apriranno gli occhi e diventeremo come Dio. Vedete, nessuno dei due si è identificato colpevole come i carcerati. I carcerati, quando sono presi con le mani nel sacco, dicono: no, noi siamo innocenti. Non si identificano colpevole. Quella è la pena peggiore che possono avere i carcerati. Presi nelle mani, con il sacco in mano, si dichiarano innocenti. Sembra che loro verrebbero scagionati. No, la pena sarà il doppio e triplo, perché non hanno chiesto perdono. Quando uno ha colpa si deve identificare colpevole. Signore, sono colpevole, io non merito di vivere, merito la morte. E il Signore dice: no, tu vivrai, come è vero che io vivo, tu vivrai. Avete capito? Tutti siamo colpevoli, così vi dovete identificare. Avete sbagliato, diteglielo al Signore. Signore, ho tradito mio marito, però la colpa è mia, anche che quell'uomo mi ha affascinato. Io mi sono lasciato abbindolare da quell'uomo, io ho tradito mio marito. Così dovete dire al Signore: io merito la morte, grazie Signore di questa luce. In Angelo Picone commerciale: io ho sbagliato, io ti chiedo la morte, Signore, perché merito la morte. Questo dovete dire, poi il Signore vi condonerà. Se Eva agiva in questo modo, noi non saremmo qui in questa situazione. Ve lo dico io, di quello che capisco io adesso, quello che io sto appurando conoscendo Dio, vero Dio, papà Dio. Adesso io lo conosco. Conosco chi è. Conosco il suo furore. Conosco tutto di lui. Grazie papà che tu mi hai dato conoscenza, padre. Grazie mio Dio. Avete capito? Barbara, Dio ti benedica. Ho pregato poco fa per te, per Alfio, per i tuoi figli. Non ti abbandonerò, non ti preoccupare. Domani starai ancora più meglio. Ma chiamami quando hai tempo, perché metteremo fine a tutti i tuoi problemi. Ciao amore mio, Eliana, ciao, gioia del mio cuore.
Meraviglia delle meraviglie, Dio ti benedica. Stiamo parlando della Genesi, capitolo 3. Prendi una Bibbia e seguimi. Siamo arrivati al versetto 9. Genesi, capitolo 3, versetto 9. Stasera è molto interessante la parola di Dio che sta prendendo quota e sta distruggendo Satana completamente, perché vedo come si sta sentendo distrutto Satana, perché lo vedo come striscia Satana. Non è difficile. Avvicinatevi a Dio come sto facendo io e anche voi. Grazie di queste emozioni, Eliana. Ti ringrazio e lodo Dio per te, che ho conosciuto te. Benedizione eterna. Gloria a te, Signore. Alleluia. Ebbene, continuando con la parola, noi non ci dobbiamo fermare. Nel capitolo 3 di Genesi, nel versetto 9, dice: allora l'Eterno chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Prego, amore mio, guarda, ti mando un bacio. Ti voglio bene. Stasera chiamami, va bene? Quando vedi che la live finisce, chiamami. Va bene? Perché il Signore è grande, potente. Tutto quello che il Signore ha dato a me lo voglio dare a tutti voi. Chi mi chiamate, usufruite dei benefici che Dio dona a me. Andate nel mio sito, prendete il numero di telefono nuovo italiano e guardate che c'è qualcosa scritto sotto il numero di telefono, e seguitelo e mi chiamate. È tutto scritto, non potete sbagliare, è inutile che lo ripeto qua. Il sito è www.gesulalucedelmondo.it, oppure scrivete Angelo Picone in Google e troverete pure tutto. È più lungo il percorso, invece se scrivete il sito arrivate subito, a che cliccate il sito, a che siete là dentro. Invece scrivendo Angelo Picone troverete anche il mio libro, troverete tante cose. Ti saluto Barbara anche in questo profilo, se vuoi salire puoi salire, sentiti libera però, eh? E qui dice: allora l'Eterno chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo. Era nudo con il... Mamma mia. Gli disse che aveva paura perché era nudo, si vergognava di Dio. Ma come? Dio che l'ha fatto, nudo l'ha fatto, l'ha creato lui, nudo l'ha fatto, nudo, con il pisellino, fuori l'ha creato, non ci ha messo le mutandine, nudo. Buonasera, dice Barbara, gloria a Dio, Dio ti benedica Barbara. Anche tuo marito, io ti ho invitato qua, quando vuoi salire me lo dici che ti faccio salire, va bene? Però sentiti libera, va bene? Se vuoi ascoltare da sotto puoi ascoltare lo stesso. Questa sera è importante questa, perché mentre noi ascoltiamo questa di Adamo ed Evo, noi ci libereremo tutti i nostri peccati, perché
È la stessa cosa. Peccato ha fatto Adamo ed Eva e peccato avete fatto voi e io. Cambia il peccato, ma è uguale. Per Dio sono tutti uguali i peccati. Avete capito? Non esiste il peccato piccolo, il peccato grande. Uno che uccide 50 persone è lo stesso che ne uccide uno. È la stessa cosa. Avete capito? Non esistono peccati, come dice la Chiesa cristiana, romana, cattolica, che esiste il paradiso, il mezzo paradiso e l'inferno, il purgatorio. Dice che c'è il purgatorio, che se ne va a purgarsi. Tra la vita e la morte c'è una stanza che si purga, purgatorio. Non esiste il purgatorio. Sull'istante che chiudiamo gli occhi, noi saremo rapiti, o la morte o la vita. Avete capito? Non c'è purgatorio, non esiste il purgatorio. Toglietelo dalla mente. E i morti non si pregano, si lasciano andare in pace. Pace all'anima sua, basta, e non si piangono, neanche se fosse il padre, la madre, la figlia, non si piange nessuno, perché vi ammalate. Questa è la nostra mentalità meridionale, che piangiamo i morti. Io l'ho raccontato l'altra volta e non vorrei perdere tempo. Mi trovavo a Novara, Vercelli, e di fronte dove abitavo io era una cascina, c'era un balcone grande, 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 che ogni 4 metri c'era una porta che divideva gli alloggi, e di fronte c'era un morto. E io non sentivo né piangere e né niente. Quando sono uscito, vedevo che uscivano tanta gente vestita di nero da quella stanza. Ho fermato uno che conoscevo e ho detto: ma che succede? Come che succede? Non lo sai, è morta Tizia. È morta Tizia. Come la conoscevo? E non lo sapevo, ma non ho sentito piangere. Noi non piangiamo. Anzi, ce ne stiamo andando a mangiare in pizzeria, ci vuoi venire? Ci ho detto: che bello. E va che ci vengo, va. E me ne sono andato a mangiare con loro. Sì, amore, sì. E me ne sono andato a mangiare con loro in pizzeria. E lì tutti che ridevano, parlavano là dentro, il figlio era là, scherzavano, come se niente fosse. Ma che? Stupiando, chi si tira i capelli? Che è queste cose? Vi ammalate! Andiamo! Sì, quando faccio la clinica qui, io ti invito qua e ti faccio lavorare qua nella clinica missionaria Eliana, va bene? E poi ti porto insieme a noi in pizzeria a mangiare. Cari nella grazia, i morti non si piangono, no. Perché voi vi ammalate. Avete visto mamme che ci muoiono i figli? Il suo figlio non è venuto dopo la morte, non è ritornato suo figlio, ma lei ha subito traumi psicologici. Non voleva più mangiare, si è deperita, e giorni
Barbara, esiste solo il paradiso e l'inferno, basta, non esiste il purgatorio. Non esiste una stanza in attesa che si purgano. La purga se la devono prendere qui a casa, così si scorreggiano a casa e buttano tutto quello che ci hanno disturbante. Anche il vino buono è quando vieni tu e siamo in attività con la missione, ti offro champagne e caviale alla gloria di Dio. Champagne e caviale, Eliana, perché quel momento sarà un momento glorioso, me lo sento. Dio sta facendo molti piani su di me e io li voglio fare con voi. Champagne e caviale, festeggeremo l'avvento della nuova clinica, della sua apertura per tutti. Margherita, anche tu sei invitata, amore mio, tu, tuo marito e i tuoi figli. Champagne e caviale per tutti. Anche te, Barbara, e tuo marito Alfio. Neanche se vengo io con la macchina lo vengo a prendere. Lì, dove sei tu? A Paternò. Vengo io con la macchina e vi vengo a prendere. Non pensare come viene tuo marito. Ma prima che se lui mi dice domani mattina, fratello Angelo, voglio buttare i peccati. Domani stesso guarirà. Gloria a Dio. Gloria al Signore. E vedete Alfio, il marito di Barbara Signorelli, che cammina da solo, appena butta tutti i peccati. Torniamo alla parola, gloria a Dio. E qui dice, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse, chi ti ha mostrato che eri nudo? Ma come? Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? Punto interrogativo. Come hai potuto vedere che eri nudo? Solo se mangiavi, sì amore, sì, champagne e caviale. C'è una felicità stasera che io già vedo, champagne e caviale che mangiamo tutti insieme. È una visione che mi sta facendo vedere Dio in questo momento. Nel versetto 12, sempre in Genesi 3, dice, l'uomo rispose, la donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero che io ne ho mangiato. E l'Eterno Dio disse alla donna, che cosa è questo che tu hai fatto? Ma come ti sei permesso fare questo? Disse Dio alla donna. Sì, molto champagne, era una visione bella, sì, sì amore mio, una visione meravigliosa. Barbara dice, oggi mio marito ha camminato solo con Girello, io sono stata contenta, che bello, avete visto? O saranno state le preghiere che abbiamo fatto per lui in questi giorni? Suo marito ha cominciato a camminare con il girello. Che bello, amore. Domani se cammina da solo, guarda, io mi metto prostrato per terra con le mani come Davide tutto il giorno. Non mi alzerò niente. Se tu mi dici domani che tuo marito cammina da solo, guarda, davvero.
Signore, fai camminare Alfio da solo, senza carrozzino. Rinforzalo, padre. Rinforzaci tutte le caviglie. Sì, amore, tu vuoi una visione bella, bella. Sì, sì, amore. Facciamolo camminare. Facciamolo camminare, dice Barbara. Sì, amore, se tu mi dici domani che tuo marito cammina da solo, io ti prometto che mi prostrerò davanti a Dio, coricato come Davide. Te lo dico. Facciamolo, dice, facciamolo. Facciamolo camminare, mio Dio. Tu sei qui, papà. Papà Dio, sei qui! Tu stai vedendo come le sorelle e i fratelli stanno scrivendo, vogliono che il marito di Barbara Signorelli, Alfio, cammini da solo. Ti prego, papà, oh papà Dio, oh papà mio, ti prego, ti supplico, nel nome del tuo figliolo Gesù te lo chiedo. Fai che Alfio cammini da solo, senza girello. Anche che magari fa, sembra che sta cadendo, ma però si riprende. Signore, a me mi basta questo. E poi magari si riposa. E ogni tanto si fa una passeggiatina, magari con la mano di Barbara, che lo prende. Barbara, lo prenderesti per mano? Lo prenderesti in mano tuo marito e lo fai camminare senza girello? Dimmi di sì. Dimmi di sì, Barbaruccia, scrivimi, amore mio. Grazie, papà. Grazie. Ti ringrazio, padre. Per visione, padre. Ti chiedo... Sì, 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 prendilo, prendilo in mano, Barbara. Prendilo in mano tuo marito, fallo camminare domani. E che possa Dio fare questo per me, come se lo facesse a me, papà. Fai camminare Alfio. Come se lui in questo momento, tutti questi peccati che ha fatto, te li sta buttando tutti una volta davanti a tuo figlio Gesù, adesso. Barbara! Digli a tuo marito che butta tutti i peccati adesso ai piedi di Gesù. Diglielo, diglielo, diglielo. Alfio, butta i peccati. Buttali, buttali a Gesù. E domani camminerai. Buttaglieli. Grazie, Gesù. Ti ringrazio. E qui, dice la donna, rispose il serpente mi ha sedotta. Guardate, che bella parola. Eva disse il serpente mi ha sedotta. È stata sedotta dal serpente. Lei si è sentita sedotta, affascinata, penetrata, sedotta, e mangiò il frutto. Ma non è stato il serpente a sedurla, è stata lei che gli piaceva diventare come Dio. Ve lo dico io. Sì, Eliana, dice, lo prendo in mano. Sì, prendetelo in mano, Alfio. Tenetelo per mano, non fatelo cadere mentre lui cammina. Ma qui dice, il serpente mi ha sedotto. No, non è stato il serpente. Il serpente ci ha detto solo che voi non morirete, anzi
si apriranno i vostri occhi e diventerete come Dio. Questo gli è piaciuto a Eva. Eva, tu sei stata di malignità atroce. Io ho sofferto per te una vita. Tu mi hai condannato dalla nascita fino adesso nell'atrocità del nemico. Tu, la colpa è tua. Tu hai desiderato diventare come Dio. Quando ti disse il serpente che diventerete come Dio, e allora ti sei fatta penetrare da Satana, perché ti ha affascinato diventare come Dio. E io ne soffro adesso per te. Se tu non ti facevi penetrare di Satana, io non soffrirei come ho sofferto da bambino. Rimanere senza mamma a 4 anni. E tutte le donne del paese mi dicevano: figlio mio, vieni qua. E dicevano ad Angelo Piccone: io l'ho cresciuto. E io dicevo: sì mamma, hai ragione, tu mi hai cresciuto. E che ci dovevo dire? Se no la prossima volta non mi accarezzava. Ci dicevo: sì mamma, ti voglio bene. Tutte le donne del paese mi dicevano: io l'ho cresciuto, io sono la sua mamma. Questo hai fatto, Eva, hai fatto questo. Ciao fratellino, ti voglio bene fratellino. E qui? Ciao fratellino. Ciao fratellino, come stai? Bene, tu? Bene, bene. Stiamo leggendo... Sono andato in chiesa e ho pregato tanto per te. Oh, grazie fratello. Ecco perché mi sento così felice che fratellino Luigino ha pregato per me. Grazie fratello. Ma io sentivo che arrivava una forte... non so neanche descriverla fratellino, una forza immensa fratellino, ma tu sei potente fratello. Fratellino Luigi Teresa ha pregato per me in chiesa e io sono stato fortificato di un modo tremendo. Grazie fratellino. Pregate tutti per me, tutti, come ha fatto il fratellino, così io diventerò forte e darò aiuto a tutti voi. Grazie fratellino. Grazie fratellino. Non ho modo. Pace fratellino. Gloria, onore e benedizione a tutti i santi. Non ho modo di ringraziarti fratellino. Guarda, davvero. Stiamo leggendo. Posso dirti una cosa fratellino? Se ti do dei versetti. E stiamo leggendo questa parola. Finisco questa. Nel mentre io te li do e tu te li scrivi, sì, va bene? Sì, che poi finisco questo capitolo e li leggiamo. Aspetta che... Mandali sotto, va bene? Se puoi scrivere. E io li scrivo. Sì, amore mio, sì. Ti voglio bene, amore mio. Ti voglio bene. Sì, Apocalisse 7, sì. Due a 4 e 9. Aspetta pure questo qua, che è corto. 2, 4, 9 e 14. Ecco, poi c'è prima Giovanni, Vangelo.
3, 1 a 3. Che bello, eh? Grazie, fratello, eh? Tu hai mangiato? Certo. Hai mangiato tu? No, non troppo mangio, fratellino, grazie. Vabbè, quando scendi tu, non ti preoccupare, quando devi mangiare scendi tranquillo, non c'è bisogno di dire niente. Che io finisco questo e poi li leggo, va bene? Capace che tu sei qua, va bene? Ti ascolto, vai tranquillo, fratellino. Sì. Allora, qui dice... Allora l'Eterno Dio disse al serpente, perché la donna detta la colpa al serpente. Guardate che io ve lo dico veramente, se Adamo ed Eva si prendevano la colpa di ciò che hanno fatto e non davano la colpa al serpente, noi non saremmo in questo mondo così discriminante, non ci sarebbe peccato. Noi vivevamo felici nel paradiso, avete capito? Ma avete capito? Ma studiosi della Bibbia, dottori della Bibbia, profeti, che dite che siete profeti, ma l'avete capito? Che Dio è un Dio d'amore e perdona. No, che dobbiamo fare scaricovallire. Mai dobbiamo dire, no, non è colpa mia che me lo so fatta. È colpa di lei che mi ha sedotto. No, non dobbiamo dirlo. No, dobbiamo prendere le nostre colpe. Dobbiamo dire, sì, è vero, mio Dio. È vero. La colpa è mia. Uccidimi. Perché non merito di vivere. Ma io so che tu sei un Dio amoroso. Io so che tu perdoni fino alla millesima volta le persone. E io ti chiedo perdono, mi umilio, mi metto qui davanti a te in ginocchio, prostrato per terra come Davide. Io ti chiedo clemenza, salvami. Guardate, queste parole dovete dire. Non dovete dire, no, la colpa è di mio marito che sempre se ne va a puttane. E io l'ho tradito. Perché lui mi faceva le corna e io ce ne ho fatte doppie corna. Non dovete dire questo. Perché? Voi avete agito più diversamente di vostro marito e non l'avete perdonato. Voi dovete perdonare vostro marito. Se è stato soggiogato da una donna, non è colpa sua certe volte. Perché sono uomini. Perché io sono uomo e lo capisco. No, voi vi vendicate. E allora cosa avete fatto? Abomini ha fatto lui, abomini avete fatto voi, che l'avete tradito e vi siete rovinati tutti. No, dovete agire diversamente, dovete chiedere insieme perdono a Dio. È successo questo. Ricominciamo da capo, come ho fatto l'altra sera con un ragazzo, con Carlitos. Io l'ho perdonato. Ho detto adesso... Cominciamo da capo, come se questo ragazzo lo conosciamo oggi, non una settimana fa. Oggi l'abbiamo conosciuto a Carlito. Prendetevi il numero di telefono di nuovo, anche che se l'avete, buttatelo, prendetelo di nuovo. Aggiungetelo di nuovo, così dobbiamo fare. Dobbiamo ricominciare una vita nuova, come se non avessimo quella vita vissuta, brutta, schifosa. E così doveva fare Adamo ed Eva. Ecco qui, adesso dice, allora l'Eterno disse, Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno. Avete capito? Grazie, Signore, di questa luce. In angelo piccone commerciale. Sei indescrivibile, Signore.
Sto piangendo. Piango. Non sei mai stato così. Grazie, Signore. Ti lodo con tutto il cuore. E alla donna disse: moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze con doglie. Partorirai i figli e i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Vedete? Al serpente lo ha maledetto in un modo che la donna stessa avrà paura di lui, ma con la stessa paura che ha del serpente gli schiaccerà la testa con i piedi e lui gli ferirà il calcagno. C'è questo diverbio: chi è più veloce vincerà. E poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato, dicendoti: non ne mangiare, e il suolo sarà maledetto per causa tua, né mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Ecco perché zappo il mio giardino io e trovo la terra così dura. E mi affatico a zappare. Adesso ho capito perché. Mentre zappo, stanco e sudo. Per colpa tua, Adamo, io soffro nel mio giardino. Mentre prima non avevo bisogno neanche di zappare, se tu ti comportavi bene. Tu, Adamo ed Eva, le cose nascevano da sole. Si coltivavano da solo, si abbeveravano da solo, perché la notte la rugiada scendeva sui campi e umidava tutto il giardino dell'Eden. Voi lo sapevate che nessuno abbeverava il giardino dell'Eden? Io lo so. Ciao, bellissimo, dice Giulio Pescino. Era un bel po' che mi affascinavi, era un bel po' che ti guardavo. Sì che mi voglio fidanzare con te, amore mio. Chiamami in privato, così scriviamo con carta e penna il fidanzamento. Per aggiungermi in WhatsApp vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Sì, amore mio, quando lo facciamo il matrimonio? Presto, presto, presto. Allora, vai nel mio sito. Dimmi se hai capito. www.gesulalucedelmondo.it. Entri nel mio sito, ti prendi il numero di telefono e sotto il numero di telefono c'è un PayPal e anche un PostPay. Fai una bellissima offerta che mi aiuterà a preparare il nostro matrimonio. Va bene? Più manderai d'offerta, più presto ci sposeremo. Non hai soldi? No, allora no, allora non ti sposo. Se non hai soldi, e io sono morto di fame, tu sei morto di fame, e che facciamo? La fame? No, no, non ti sposo, mi dispiace, non ti sposo. Se eri ricca e mi mandavi qualche 100.000 euro, allora forse ci mettevo qualche pensiero. Ma se non hai e sei povero, ciao. Se vuoi restare tra i poveri, poi siamo tutti morti di fame, se vuoi restare, magari ti cerco qualcuno che potrebbe sposarti. Va bene? Gloria a Dio. Che devo fare? Pure questo devo fare.
Mannaggia, Margherita, ma niente mi scrivi tu, mi mandi solo faccine, mi mandi, non mi scrivi niente. Niente mi scrivi. Ma perché non mi scrivete niente? Quando c'è bisogno, dovete scrivere. Sì, Michele e Gabriella, vi benedico. Che possa la mano di Dio benedicendovi a tutte e due, Michele e Gabriella. Va bene così? Colo. Gloria a Dio. Salve, sono Rita. Ciao Rita, amore mio. Che bello. Rituccia, cosa posso fare per te? Amore, dimmi tutto, 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 tutto. Mi vuoi sposare pure? Io sono sempre disponibile. Prego, prego, colo, colo. Se vuoi vai nel mio sito, colo, se ti senti benedetta o qualcosa funziona. Sì, scrivilo, fratello, scrivilo. Se vuoi vai nel mio sito gesulalucedelmondo.it oppure scrivi Angelo Picone in Google. Vai nel mio sito e metti un'offerta se ti senti, senza, non è obbligato, eh. Se ti senti lo metti. Sì, ci sono stata, dice 3D, e come ti è piaciuto, amore? Ti è piaciuto 3D Selling? Che bel nome che c'hai, 3D Selling. C'hai un nome bellissimo. Bello, visto, visto. Ma non l'ho fatto io però, l'ho fatto Gesù. Io, quando lui è messo in opera, io lo guardo come lavora bene. E ancora mi ha detto che lo deve modellare, mi ha detto che deve mettere delle cose che quando entrano dentro questo sito cadranno in ginocchio. Tutto. Chissà che cosa vuole mettere. Sembra che tutte le persone che entreranno resteranno affascinate e cadranno in ginocchio. No, non lo so che cosa metterà. Preparatevi, quando entrerete, quando completerà questo sito. E che bello, speriamo. Certo, cadrete in ginocchio? Fratellino, Dimmi. stavi dicendo, ma hai finito la parola di prima? Non ancora, però posso lasciarla. La leggo dopo. Vuoi che leggo subito i versetti? Così almeno ti faccio vedere che bei versetti ho scelto per Sì, amore mio, lo faccio subito. Va bene, amore mio? Lo faccio subito. te. Grazie. Prego, lo faccio subito. Aspetta che metto il segnale e così lo vado a trovare poi subito. Allora. Apocalisse 7, 2, via, subito lo vado a trovare. Apocalisse, l'ultimo. Apocalisse. Ecco qua, Apocalisse 2, 7, 2. Qua. Buon Padre Celeste, leggiamo questa parola 7, 2, 4, 9, 14, quasi quasi lo leggo tutto. Allora. Padre, stiamo leggendo la parola che ha dato il tuo servo Luigino. Teresa, benedicila. E poi vidi un altro angelo che saliva dal Sol Levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate
la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato i servi del nostro Dio sulle loro fronti. Guardate, c'è un periodo qui in Apocalisse che lo Spirito di Dio ferma tutto il disastro degli angeli che dovrebbero fare. Buonasera, può aiutarmi? Sì, basta che non mi chiede denaro. Se mi chiede denaro, meglio che non me lo chiede. Se mi chiede aiuto, qualsiasi aiuto ti do. Denaro, io lo desidero degli altri, perché devo costruire una clinica qui a Licata. Spara, scrivi quello che hai bisogno. Se devi dire denaro, meglio che ti eviti di scriverlo. Qui dice in questo passo che ferma tutto e dice: aspettate, non proseguite questo macello prima che i miei servi che appartengono a me non siano liberati e saliti da me, e poi potete distruggere quello che volete. Madre mia! Padre mia! Avete capito? Che rispetto che Dio ci dà a quelli che abbiamo accettato Gesù come Salvatore? Farà fermare il macello finché tutti i suoi figli saliranno in cielo. E dopo distruggerà chiunque resterà in questo mondo. Questo sarà presto. Se non vi inginocchiate tutti fino all'ultimo verme che c'è nella terra, morirete tutti. Quelli che non avete dato il cuore a Gesù. Oh, amore mio, Eliana, Spengle, Brasile, ho male nei piedi, perché sono molto in piedi. Allora, fai così, ascoltami Eliana, mi fermo un attimo. Se c'hai delle camomille, bustine a casa, bollisci molta acqua, una pentola piena, grande, quando puoi metterla dentro una bacinella, ci butti la camomilla nell'acqua, mentre bollisce, se è molta l'acqua ce ne metti due, tre bustine, quattro, non è importante. Camomilla, dimmi se hai capito. Bollisci l'acqua, la metti dentro una bagniera, un contenitore, e ci vai mettendo i piedi piano piano senza bruciarti, e fai entra esci, non ti devi bruciare, però stai attento, se è troppo calda aspetta un pochettino, non voglio che ti bruci, amore, va bene? E allora fai così, guarda, e alzi subito, non ti bruciare, amore, perché domani ti voglio intera, non ti voglio con i piedi scaldati, va bene, amore mio? Quando si va raffreddando li infili tutti dentro i piedi. Li infili dentro, però piano piano, non ti devi bruciare. Quando è quasi fredda, lasciali dentro tutti i piedi. Ah, vedrai, quando hai finito che l'acqua si è raffreddata, riesci e non avrai più stanchezza nei piedi. Tutto dentro, sì, tutto dentro, tutto dentro, ti raccomando, non ne lasciare fuori niente. Però quando l'acqua è fredda, va bene? Finché è troppo calda, non entrare, fai così, entra e esce, finché il piede si va riscaldando e il sangue circola bene. E la camomilla, non dimenticare la camomilla, due o tre bustine dentro la pentola. Bene, fallo, quando hai finito noi siamo qua e mi dici: Angelo, amore mio, e ha funzionato, tutto dentro. Ok? Ok. Gloria a Dio. Qui, come abbiamo detto, il Signore ci salva a noi fedeli. Allora dice,
Vitti fi, punto esclamativo, dice: ieri sera mi hanno fatto partecipare a una festa di Halloween. Ti sei rovinato. Cosa vuoi ora da me? E che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Tu hai partecipato a una festa all'over, ti sei maledetto, allontanati da me, non voglio avere a che fare con te, esci dalla mia life. Io l'ho detto ieri sera, voi non solo che vi rovinate voi, rovinate i vostri figli saranno maledetti per sempre, perché l'avete fatto partecipare a un lever. Voi avete dato i vostri figli in mano a Satana, hai capito? Se tu vuoi che io ti aiuto, vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Fai una bella donazione, non offerta, perché con l'offerta non mi contento più. Perché io avevo avvisato ieri sera. Con l'offerta non mi accontento di te. Fai una buona donazione. Prendi il numero di telefono, fai una foto alla donazione e me la spedisci in WhatsApp. Io la guardo e ti chiamo. Mi aggiungi in WhatsApp. Va bene? Angelo Picone. C'è il numero di telefono e c'è anche PayPal e il PostePay. Dove ti viene meglio li spedisci. Io vi ho avvisati, specialmente in questi ultimi anni, Oliver sta diventando potentissimo, perché Satana sta prendendo le retine in Oliver. Chi è andato in Oliver starà male, chi ha fatto la notte con Oliver starà male. Fagli ascoltare la vera parola di vita, che non sanno bene, fratellino. Allora, vediamo. Oltre a benedirci Dio di fermare tutti questi flagelli finché i figli di Dio si salvano, dice qualcos'altro. E dice qui: non danneggiate la terra, nel mare, negli alberi finché non abbiamo segnato i servi del nostro Dio sulle loro fronti. Quindi udì il numero di quelli che erano stati segnati. 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Della tribù di Giuda, 12.000 segnati. Della tribù di Ruben, 12.000 segnati. Della tribù di Gad, 12.000 segnati. Della tribù di Asher, 12.000 segnati. Della tribù di Neftale, 12.000 segnati. Della tribù di Manasse, 12.000 segnati. Della tribù di Simeone, 12.000 segnati. Della tribù di Levi, 12.000 segnati. Della tribù di Issacar, 12.000 segnati. Della tribù di Zabulon, 12.000 segnati. Della tribù di Giuseppe, 12.000 segnati. Della tribù di Beniamino, 12.000 segnati. E noi siamo qui dal 7, 2, 4, 9, e ancora ci abbiamo 9, e poi 14, lo leggiamo tutti, dai. Visione dei martiri della gloria. Dopo queste cose io vidi, ed ecco una gran folla che nessuno poteva contare, su tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche, e avevano delle palme nelle mani e gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e dell'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono, agli anziani e ai quattro servi, esseri viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono.
e adorarono Dio. Guardate, grazie a papà di questa luce, mamma mia, mamma mia, mio Dio. Giuseppe Luogo dice: io mi trovo bene nel cattolicesimo, l'importante è il rispetto e la preghiera, recipro. Bravo, hai visto? Finalmente ho trovato un cattolico che parla sincero. Sai che fai? Giuseppe Luogo, Luongo, se mi senti, amore mio, vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it, prenditi il numero di telefono e mi chiami, così ti spiego qualcosa che devi fare. Tu devi stare sempre lì, non è necessario cambiare religione, hai capito? L'importante è che tu hai rispetto per Dio e Gesù, le religioni non contano, hai capito? Non devi cambiare religione. Vedi, io non ne faccio più religione, io amo Dio e Gesù così come sono. Se tu fai questo, amore mio, sei a posto. Chiamami, va bene? Se non hai capito il sito, basta che scrivi Angelo Piccone in Google, trovi tutto, va bene? E qui dice tutte queste cose, che tanti anziani si salveranno. Ciao Gino, sto bene amore mio, Dio ti benedica. E qui, dopo tutto questo rispetto che il Signore dà a tutto il suo popolo, ci dice ancora qualcos'altro, nel 12° versetto in poi dice, dicendo Amen, la benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza appartengono al nostro Dio, nei secoli dei secoli. Amen. Ancora due versetti. Poi uno degli anziani si rivolge a me dicendo, chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti e da dove sono venuti? Ed io gli dissi, Signore mio, tu lo sai. Egli allora mi disse, costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Fin qui la parola nell'Apocalisse l'abbiamo letta tutti. Ti è piaciuta fratellino? Sì, dimmi. Dimmi. Ti è piaciuta fratellino questa lettura? Sì amore, ancora c'ho l'altra pure, c'ho quella di Giovanni, però questa è stata molto importante amore. Amore mio, tu stai diventando molto, molto, guarda, solo quando hai pregato oggi per me mi sono sentito diverso. Guarda, te lo devo dire amore mio, prega sempre per me, va bene? Ti prego. Grazie. Prega sempre per me, fai pregare a tutti per me e io ti sarò riconoscente. Guarda, ti do un bacio, guarda, ma, ti voglio bene amore, grazie. Qui in questa parola il Signore ci avvisa, questo Apocalisse sono cose che bisogna capirle. Guardate che Dio ferma tutto per i suoi servi che si possono salvare. Ciao Giusy, buon anno 881, ti amo, che scriva buona serata. Buona serata amore mio, un bacio, gloria a Dio, buonasera amore, ti voglio bene. Qui adesso dobbiamo cercare prima Giovanni 3 da 1 a 3, ieri sera l'abbiamo letto, che bello, fratello ci ha dato possibilità di leggere di nuovo quello che abbiamo letto ieri in prima Giovanni. Ecco, siamo qui. Ecco, prima Giovanni
3, da 1 a 3. Ecco. E qui dice: Gesù ammaestra Nicodemo sulla nuova nascita. Mamma mia, Luigiuzzo, Beddo, non potevi trovare una parola così bella. Giusi, buon anno 881, dice grazie, un bacio anche a lei. No, non mi devi dare con lei, amore mio. Come faccio a baciare una persona che mi dice con lei? Io mi vergognerei, sarei timido. Io ti voglio che mi dici con il tuo, amore mio. Guarda, te ne do un altro, guarda. Mua! Col tu mi devi dire, fratellino Angelo, così, come se fossi che ci siamo conosciuti una vita intera. Allora, chiamami. Vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it, c'è il numero di telefono e mi chiami. Dobbiamo fraternizzare. Va bene? Grazie anche a te, amore Giusi. Ma io dal nome Buonanno, come se ti avrei nei miei contatti in Facebook o no? Guarda se sei amica nei miei contatti Facebook. È una vita che sento questo nome. Chissà se ci siamo tanto conosciute, qui magari sembra che siamo da poco, però non ti preoccupare, amore mio, va bene? Come se fosse una vita, dai. E pregherò per te, padre, ti prego, benedici Giusi, buon anno 881. Sì, benedici a Giusi. Lei dice sì, ti prego e ti seguo. Sì, sì, ecco perché. Ma non era nuovo il nome. Seguimi sempre, amore mio. Se ti è possibile, io in WhatsApp sono così intimo con i miei fratelli e sorelle che ogni giorno ci mando un video o una parte di quello che faccio. Metto nei contatti e ci trasferisco tutto quello che faccio. Poi ci mando un link di YouTube e si può vedere tutto il mio profilo. Va bene, amore? Allora, tu mi devi aggiungere, va bene? Mi aggiungi tu, vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it, mi aggiungi e io ti metto dentro la rubrica di WhatsApp e ti mando tutto. Amore mio, che bello, vedete che bello. Anche questo qua mi si era dimenticato. Matteo 5, 1 a 12, sì, amore mio. E dopo Giovanni leggiamo quello là. Sì, un attimo che lo segno, perché poi si copre, un attimo solo che lo segno, là. Hai visto quando ti voglio bene, fratellino? Sì, amore mio, mi sono accorto quando mi vuoi bene. Proprio stasera mi hai veramente commosso. Quasi, quasi ti do un altro bacio. Mua! Bello! E Giusi dice grazie, grazie, ne ho tanto bisogno dell'aiuto di Gesù. Sì, amore mio, allora chiamami, va bene? Appena mi scrivi, mi dice fratello Angelo, Giusi, buon anno, sono 881 di TikTok, che abbiamo parlato, e io ti mando subito i video, va bene? Allora, questo è Matteo 5. Matteo 5, 1, 12. 5, 1, 12. Gloria a Dio. Allora, va bene, fratello, leggo questo Giovanni 1, 3, da 1 a 3. E qui dice, in Giovanni dice: ma prima ti ho ringraziato che hai trovato una parola bella
Questa di Nicodemo ci voleva stasera, la nuova nascita. Ciao, ho mandato WhatsApp. Sì, amore. Ma tu dici con me, fratellino. Sì, a te dicevo. Dicevo a te, ti devo ringraziare perché questa di Nicodemo ci voleva, amore. Ci voleva. Ora sto parlando a te. Lo so, per questo io sì. te l'ho mandata perché l'ho portata nel mio cuore e l'ho detto, sì. Detto fammelo mandare dal fratellino Angelo Pippone. Sì. Adesso sto parlando con Eliana, la brasiliana, Eliana Spengler. Ciao, ho mandato WhatsApp. Ok, amore mio. Io fra un po', fra 2 ore, 3 ore forse finirò di qua e poi mi chiami, va bene? Tanto sei qua. E mi dici come vanno i piedi, va bene? Se i piedi si sono calmati, che poi ti dico cosa devi fare. Perché ti do un dono per i piedi che non ti faranno mai più male, neanche se camminassi tutto il giorno, va bene? Ti devi preparare, come finisci, 2 sedie con le caviglie, una la metti a muro e una ti siedi davanti e ci metti i piedi così. Queste sono le dita e questo è il calcagno e qui nel mezzo è vuoto. Ci devi mettere questo nella caviglia e bussi, va bene? Però non bussare forte, piano piano, perché c'hai dolore, c'è il sangue bloccato, va bene? Devi bussare piano piano finché il sangue comincia a sciogliersi. Dato che c'è il calore dell'acqua con la camomilla, sentirai di meno quello dolore, però il dolore c'è perché è tutto bloccato, va bene? Piano piano, amore mio, ti raccomando, piano piano, deve pressare. Nella sedia, nella caviglia, vedi? Ti faccio vedere. Fai finta che questa è la caviglia della sedia, E tu devi pressare così, nella caviglia. Questo è il piede, Non lo posso fare con il piede, se no non mi vede. Queste sono le dita e queste è calcagno, tu devi pressare così, così, piano piano, piano piano. Quando senti meno dolore, tu pressi di più, forte, però la sedia deve essere a muro e tu ti avvicini. Stai attento a non mi rompere la sedia però, se mi rompe la sedia te la faccio pagare, va bene? Vengo lì e te li do con questo. Gloria a Dio. Ma cosa hai fatto, fratellino Luigi, stasera? Piano piano, amore, sì. Così, piano piano, piano piano. Prima la camomilla con l'acqua. No, non ho fatto niente, fratellino, perché che è successo? Ma cosa mai fatto stasera? Con la preghiera mi hai fatto cambiare tutto. Hai pregato così bene che mi hai fatto cambiare. Stasera mi sento così... che eurofonico speciale mi sento. Fratellino, ma cosa hai fatto? Sì, ho detto davanti al tuo caro Gesù, gli ho detto aiuta il mio fratellino e dagli una grazia sempre di più. Grazie fratellino, grazie. Avete visto? Così dovete pregare per me, come ha pregato il fratello Luigi Teresa. Prendete spunto, voi pregate per me e io prego per voi. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Finiamo di leggere, fratellino, che poi devo andare a cena. Sì, fratellino. Allora, dal terzo capitolo, da 1 a 3, sì, da 1 a 3 dice: or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne da Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che fai tu, se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e gli
e disse: in verità ti dico, se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E fin qui la parola e la spieghiamo. Qui dice che un vecchio saggio della sinagoga, un maestro della sinagoga, sentiva parlare a Gesù e allora lo andò di notte a visitarlo e dirgli un consiglio. E gli diceva: se, ciao Davide, ti voglio bene, se non è come tu sei, che sei un figlio di Dio, non può fare il miracolo così. Ciao, ciao, amore Davide, ti voglio bene. Stasera mi sento l'uomo più felice del mondo e lo vorrei donare a te un po' della mia felicità, Davide. Prendila, afferrala. Prendila, Davide, mettila nel tuo cuore, così, così. Accettala, amore mio. Sentiti vigoroso, perché stasera veramente posso. Posso, Davide. E mi devi dire se senti calore dentro il tuo cuore dalla mano che metti nel cuore. Così, bravo. Io devo leggere. Tienila più a lungo che poi parliamo, che il fratellino deve andare a mangiare. E allora Gesù gli disse a Nicodemo: lo so cosa mi vuoi dire. Fratellino, vado a mangiare. Ok, ciao, ciao amore, ciao, ciao, ciao. Buon appetito. Buon appetito, ok? Chiudi. Grazie. Chiudi, chiudi. Allora Gesù gli disse: ora ti dico questo a Nicodemo, se uno non nasce di nuovo non può entrare nel regno di Dio. Ma l'anziano gli disse: e come faccio a nascere? Guarda, sono vecchio, con la barba, come faccio a infilarmi di nuovo dentro il buco di mia madre, che non c'è più? Guardate, l'uomo pensa che per rinascere di nuovo si deve infilare dentro il buco di dove è uscito. No, chi esce non entra più in quel buco. In quel buco non entra più per nascere. Ma per nascere c'è un'altra soluzione: inginocchiarsi e chiedendo perdono a Dio di tutti i suoi peccati e chiedendo a Dio di diventare suo figlio o sua figlia. Così solo si può nascere di nuovo. E nasce in Spirito Santo. Avete capito? Come? Un anziano della sinagoga, un maestro, non lo sapeva. Come questi gente di chiesa che a me mi dissero: non ti posso assolvere. Che mi dovevo assolvere? Che mi diceva: mettiti davanti alla Madonna e gli dici 10 rosari e 10 Padre Nostro e 10 atti di dolore e mi assolveva questo disgraziato prete? No, mi ha detto: non ti posso assolvere. Vattene in Germania, vattene dove vuoi, io non ti posso assolvere. Bastava che mi diceva: vieni qua, dammi la manina, inginocchiati insieme a me e pregava per me. Lui doveva pregare per me e mi diceva: adesso vattene a casa tranquillo, sei assolto da tutti i tuoi peccati. Ma lui non può assolvere. Ma bastava che mi diceva questo. Vai a letto. No, c'è tanto io con la forno, l'uomo è tu. E sì. Sì. Capo perché? Io non esco, dai, non faccio pausa. Mi avvisa che io vengo, va bene? Metto in pausa e va bene.
Grazie, amore mio. Gloria a Dio. Gloria al Signore. E allora sono andato in Germania, lui non mi ha potuto assolvere, sono andato in Germania. Sono andato in Germania e da lì è cominciato il mio calvario. È cominciato il mio calvario. Bastava che mi diceva: ti assolvo, preghiamo insieme. E non c'era niente. Mi ha fatto perdere di vedere mia moglie e i miei figli per 40 anni. Ho fatto va e viene dalla Germania. Ma capite quanto danno che mi ha fatto? Quando noi ci mettiamo in ginocchio, così, fatelo, mettetevi adesso in ginocchio. Se c'è qualcuno non lo fate, dovete essere soli. Se c'è vostro padre, vostra madre, vostro marito, vostra moglie, non lo fate con il corpo. Ve ne andate in una stanza da sola o vi chiudete dentro il gabinetto, vi mettete in ginocchio e chiedete perdono a Dio. Dovete essere soli, perché i vostri familiari sono i traditori di voi. Appena qualcuno dei vostri familiari che non capisce cosa vuol dire Dio vi vede in ginocchio, vi sgrida e vi dice: alzati, se c'ha autorità. Se no, se non c'è autorità, vi dice: ai povero cretino, ai povera cretina, nel 2023 ancora credi a Dio? Avete capito? Qui Gesù gli dice a Nicodemo: se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio e non può entrare nel regno di Dio. Ma per nascere cosa bisogna fare? Mettersi in ginocchio e pregare Gesù, chiudere gli occhi e vedere Gesù. Ma non è che dovete vedere Gesù, dovete vedere una luce, la luce con gli occhi chiusi e immaginare che è Gesù. Avete capito? E allora, quando vedete la luce, il vostro spirito si coinvolgerà, voi chiedete perdono. Gesù, perdoni, ma abbi pietà di me, voglio essere perdonato da te, abbi pietà di me, fai che io possa essere tuo fratello, tua sorella, per sempre. È figlio e figlia di Dio, ed è fatto. Devo accorciare che fra poco mi chiama mia moglie, stasera stanno arrostendo pollo alle brace, mamma mia, poco fa mi ha portato qua questa... Non me l'ho potuto mangiare, non me l'ho potuto mangiare per non distogliere, mamma mia. Fratellino Luigi stasera ha pregato per me, quante benedizioni che mi sono arrivate, quante. Pregate tutti per me, perché ormai ho capito che più pregate per me, più benedetto sarò. E io benedico voi, tutto il mondo. Gloria a Dio. Allora leggiamo adesso, come abbiamo capito, Nicodemo poi capì che bisogna nascere di nuovo, avendo la possibilità non di entrare dentro quel buco dove siamo usciti, ma di chiedere perdono a Dio attraverso Gesù e entrare da quella porta che è Gesù. Solo Gesù può far entrare. Dio ormai ha lasciato tutto nelle mani di suo figlio, perché è sempre lui. Guardate che sempre Gesù è sempre Dio, la stessa cosa. Però c'è questo tragitto. La parola di Dio parla così e noi dobbiamo parlare così. Nessuno può entrare, andare dal padre, se mai passa dal figlio. È sempre lui. Però il tragitto è questo. E bisogna fare così e bisogna dire così. Fatelo. Ora ha detto di pregare fratello Luigino
M. Matteo 5, capitolo da 1 a 12. Gloria a Dio. Matteo. Ecco. Matteo 5. Perfetto. Da 1 a 12. E qui dice il sermone sul monte, le beatitudini. Mamma mia, ma stasera fratello Luigi ci ha sbalordito. Qui stasera abbiamo le beatitudini, le cose più belle che esistono al mondo, da parte di Gesù. Gesù con queste beatitudini ha dato la buona novella a tutto l'universo. Ascoltatele che è molto importante. Il sermone sul monte, le beatitudini, capitolo 5, Matteo. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte. Mi giro un pochettino perché ecco. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte e, come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperto la bocca, li ammaestrava, dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Mamma mia, Luigino, amore mio! Che belle parole che mi hai mandato. Gennaro, Pucca, Chella, dice mi saluti. E perché non ti devo salutare? Ti saluto da Licata, Gennaro, ti voglio bene. Dio ti benedica. Allora, Domenico dice, secondo quale Vangelo? Il Vangelo di Dio. Stiamo parlando adesso di Matteo. Matteo capitolo 5 stiamo parlando. Poco fa eravamo in Giovanni. Ora non so quando hai scritto tu. Qui dice, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Aprì la bocca a Gesù e disse questo. Beati voi. Beati voi, sì, beati voi. Dal quarto versetto dice, beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Sì, Domenico, però non anticiparmi. Piano piano. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adopereranno per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia,
perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi! Rallegratevi! Dice Gesù. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Avete capito? Beati. Beati voi, dice Domenico, prendete il mio pane. No, non l'ha detto qui. Prendete il mio pane, non l'ha detto qui. Se lo dice in altre parti, però qui dice beati voi, che sarete afflitti. Beati voi. Arriva, amore, prendete, non cacciò. Allora, vi passo nel descotte, in che finisco di mangiare, va bene? Ok. Ecco. Gloria a Dio.